Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto già nell'anteprima. Abbiamo bisogno di questi materiali: cordino poli 3 250 grammi, è un cordino morbido, la rete. Questo sarà il fondo della nostra borsa in misura 19,5 x 9 cm, 2 manici, i bottoni magnetici, la stoffa per la fodera, l'uncinetto 3 per lavorare tutto e 2,5 per lavorare il perimetro del fondo. Tutti i materiali che vedete sono da Miranda Sol. Potete acquistare dal suo sito mirandasol.com. Vi lascerò il link sotto nel video. Quindi passiamo al tutorial. Prendiamo il filo con l'uncinetto numero 3. Andiamo a avviare 15 catenelle. Se volete cambiare la misura del fondo, le catenelle che dovete andare a montare deve coprire la profondità della borsa. Facciamo il capo iniziale, avviamo 15 catenelle, abbiamo 15 catenelle. Queste 15 catenelle servono per la misura di qua, perché andremo a lavorare in questo verso. Adesso facciamo la prima riga, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine della riga. Continuiamo così fino alla fine della riga. Una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a ripetere righe di maglie basse fino a coprire questo fondo qui, questa rete, fino ad arrivare qui. Quindi io vi lascerò scritta sopra il numero delle righe da lavorare. Ho terminato di lavorare 28 righe di maglie basse più la prima riga, quindi abbiamo 29 righe in totale. Ho misurato con la rete e la misura va bene. Adesso andiamo a tagliare il filo. A questo punto andiamo a lavorare il perimetro del nostro fondo. Prendiamo l'uncinetto 2,5, inseriamo qui e prendiamo il filo e lavoriamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo angolo. Arrivando a quest'angolo dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a quest'angolo, quindi in ogni angolo dobbiamo lavorare 2 maglie basse. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro. Arrivando a questo punto tagliamo il filo . Andiamo a ricreare la sola di chiusura, passiamo di qua e andiamo a bloccarlo dietro. Il nostro fondo è pronto. Prendiamo di nuovo l'uncinetto numero 3 e il filo, andiamo a lavorare una maglia bassa in costa in ogni punto disponibile, quindi inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo, una catenella e rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. Nel successivo lavoriamo una maglia bassa, nel successivo lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile senza aumentare. Anche negli angoli lavoriamo come si presentano i punti. Ho terminato di lavorare la riga con delle maglie basse in costa. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima. Dobbiamo andare a iniziare il punto della borsa. Primo giro dobbiamo lavorare una maglia alta in ogni punto disponibile, una catenella, alzo poco poco e vado a lavorare una maglia alta, carichiamo il filo, entriamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta, entriamo e lavoriamo una maglia alta, quindi continuiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro con maglie alte. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima. Ho messo questo marcapunto per indicare l'inizio del giro e ho messo questo marcapunto per indicare i davanti del mio lavoro. Una catenella, andiamo a lavorare in questo primo punto una maglia alta in rilievo, nel successivo lavoriamo mezza maglia alta. Adesso questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono dove noi dobbiamo andare a fare il motivo della treccia, quindi carichiamo il filo, le prime due lavoriamo maglia alta in rilievo in questi 2 punti, carichiamo il filo 2 volte, saltiamo questi 2 punti e andiamo a lavorare una maglia alta doppia o altissima, come la volete chiamare, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta doppia, carichiamo il filo 2 volte, torniamo indietro e andiamo a lavorare maglia alta doppia, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo maglia alta doppia, carichiamo il filo, entriamo nel punto successivo e lavoriamo mezza maglia alta, carichiamo il filo, nel successivo lavoriamo una maglia alta in rilievo, carichiamo il filo, nel successivo lavoriamo mezza maglia alta. Di nuovo dobbiamo ripetere la sequenza delle trecce qui. Carichiamo il filo, nelle prime due lavoriamo maglia alta in rilievo, maglia alta in rilievo, carichiamo maglia due volte, saltiamo due punti, entriamo qui e lavoriamo maglia alta doppia o maglia altissima, carichiamo il filo, entriamo e lavoriamo maglia alta doppia, carichiamo il filo due volte, torniamo indietro e lavoriamo su davanti maglia alta doppia, carichiamo il filo, entriamo, lavoriamo maglia alta doppia tutto in rilievo, carichiamo il filo e lavoriamo mezza maglia alta, carichiamo il filo, maglia alta in rilievo, carichiamo il filo, mezza maglia alta. Quindi dobbiamo andare a ripetere di nuovo la sequenza delle trecce. Vi spiego il punto questo primo giro. La sequenza va in questo modo: una mezza maglia alta in rilievo, una mezza maglia alta, e poi lavoriamo due maglie alte in rilievo, saltiamo due punti, andiamo a lavorare in rilievo maglia alta doppia, tornando indietro lavoriamo maglia alta doppia in rilievo in queste due maglie saltate, si ricomincia con mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo e mezza maglia alta, e si ripete la sequenza delle trecce. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, guardate, è rimasto questo punto qui. Quando abbiamo iniziato con la maglia alta in rilievo. Per completare questa sequenza dobbiamo andare a lavorare mezza maglia alta in quest'ultimo punto e chiudere con la maglia bassissima qui. E così abbiamo terminato il primo giro. Secondo giro, una catenella. Lavoriamo nello stesso modo. In questo punto lavoriamo una maglia alta in rilievo, nel successivo lavoriamo mezza maglia alta qui e iniziamo il punto della treccia. Qui abbiamo lavorato nel giro precedente maglia alta in rilievo. Dobbiamo saltare queste due maglie alte, carichiamo il filo due volte, entriamo in questi due punti qui e lavoriamo una maglia altissima in rilievo o una maglia alta doppia in rilievo, carichiamo il filo due volte, entriamo qui, guardate questo punto qua, e lavoriamo maglia altissima in rilievo, carichiamo il filo, andiamo a lavorare queste due maglie alte qui saltate, non dobbiamo andare a lavorare di davanti, spostiamo questo 2 e andiamo a lavorare prendendolo da sotto, quindi prendiamo così e lavoriamo una maglia alta altissima doppia e lavoriamo una maglia altissima in rilievo, carichiamo il filo spostando sempre questo e prendiamo questa maglia qui, questa qua, la andiamo a lavorare di sotto così sempre in rilievo e lavoriamo una maglia altissima in rilievo. E così abbiamo completato questo incrocio. Carichiamo il filo, andiamo a lavorare una maglia alta in rilievo in questo, carichiamo il filo, una maglia alta in rilievo in questo punto, carichiamo il filo, andiamo a ripetere una mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo, carichiamo il filo, una mezza maglia alta. Adesso dobbiamo andare a ripetere la treccia qui. Carichiamo il filo 2 volte, saltiamo questi 2 punti, andiamo a lavorare in rilievo una maglia altissima. Carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui, lavoriamo in rilievo una maglia altissima, carichiamo il filo 2 volte, andiamo a lavorare questi 2, spostiamo un po' così e andiamo a prendere in rilievo così. Carichiamo 2 volte, andiamo a lavorare in rilievo la maglia successiva qui sotto, vedete? Adesso carichiamo il filo 1, andiamo a lavorare in questa una maglia alta normale, in questi 2 qua. Di nuovo lavoriamo mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo, mezza maglia alta, carichiamo il filo 2 volte, saltiamo queste 2 maglie alte in rilievo, andiamo a lavorare in rilievo una maglia altissima, carichiamo 2 volte, entriamo qui, lavoriamo una maglia altissima in rilievo, carichiamo il filo 2 volte, spostiamo così un po' sotto e andiamo a lavorare una maglia altissima in rilievo, carichiamo 2 volte, andiamo a lavorare 2 volte, andiamo a lavorare una maglia altissima in rilievo, carichiamo il filo 1 volta, entriamo qua, lavoriamo una maglia alta in rilievo, carichiamo il filo, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta in rilievo. Adesso vi spiego il punto, vedete che adesso cominciamo a vedere l'incrocio delle trecce. Abbiamo lavorato in questo secondo giro lavorando una maglia, una mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo, una mezza maglia alta, saltando le 2 maglie alte. Siamo andati a lavorare le 2 maglie qui, abbiamo fatto 2 maglie altissima in rilievo, siamo tornati indietro, abbiamo lavorato questi 2 qui, lavorando entrando di sotto così, abbiamo lavorato in rilievo 2 maglie altissime, abbiamo lavorato tornando, abbiamo lavorato questi 2 qui, maglia alta in rilievo in questi 2 punti, poi si torna a lavorare mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo, mezza maglia alta, e si ripete la treccia che avete visto che abbiamo fatto 1 2 3, continuato così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il secondo giro, arrivando qui abbiamo l'ultimo punto che è mezza maglia alta, entriamo qui e lavoriamo mezza maglia alta e andiamo a chiudere qui con la maglia bassissima. Terzo giro, dobbiamo andare a ripetere il primo giro, perché adesso, da adesso in poi, dobbiamo ripetere il primo e secondo giro fino ad avere l'altezza desiderata. Adesso per terzo giro ripetiamo il primo giro, vi faccio vedere adesso per vedere meglio come si intrecciano le trecce. Carichiamo il filo, andiamo a lavorare una maglia alta in rilievo, mezza maglia alta. In questo qui dobbiamo andare a lavorare una maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, saltiamo questi 2 qui dentro, carichiamo 2 volte, andiamo a lavorare qui in rilievo una maglia altissima, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui, andiamo a lavorare una maglia altissima, carichiamo il filo 2 volte. Questo qua qui in mezzo che abbiamo saltato dobbiamo andare a lavorarla prendendola da davanti qui, così, una maglia altissima in rilievo, carichiamo 2 volte, prendiamo questo qui e lavoriamo una maglia altissima in rilievo, carichiamo il filo, andiamo a lavorare, a ripetere mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo e mezza maglia alta. Di nuovo ripetiamo la sequenza delle trecce, carichiamo il filo, andiamo qui a lavorare una maglia alta in rilievo, una maglia alta in rilievo, carichiamo il filo 2 volte, saltiamo questo centrale e andiamo qui a lavorare una maglia altissima in rilievo, carichiamo 2 volte, andiamo a lavorare una maglia altissima in rilievo, carichiamo i fili 2 volte, entriamo qui dentro e andiamo a prendere queste due qua e lavoriamo una maglia alta altissima in rilievo, carichiamo 2 volte, prendiamo questo e lavoriamo una maglia altissima in rilievo, andiamo a lavorare le sequenze di mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo e mezza maglia alta. Ve lo spiego così potete vedere già che le trecce si formano, si stanno intrecciando. Dobbiamo ripetere il primo giro lavorando mezza maglia alta, una maglia alta in rilievo, mezza maglia alta. Qui in questo devo andare a lavorare una maglia alta in rilievo, una maglia in rilievo, saltando le due maglie alte centrale, andare a lavorare due in questi due maglia altissima in rilievo, tornando indietro lavoriamo questo che abbiamo lasciato prendendola di davanti, non prendendola di dietro, prendendola di davanti lavoriamo 2 maglie altissime. Quindi questo è il motivo, la sequenza che andremo a ripetere fino alla fine del giro. Poi continuate a ripetere, dopo questo lavorate il motivo che abbiamo fatto nel secondo giro, quindi ripetendo il primo giro, il secondo giro, fino ad avere l'altezza desiderata. Io vi lascerò l'altezza desiderata scritta qui sopra. Ho terminato di lavorare un po' di giri, arrivando qui alla fine andiamo a chiudere con una maglia bassissima, tiriamo il filo e ricreiamo l'asola di chiusura in questo modo. Andremo a nascondere il filo dentro qui, adesso misuriamo la nostra borsa. La nostra borsa misura 18 centimetri per rinforzare la nostra borsa. Nel kit vi arriverà il fettro che andrete a cucire ai 2 lati e poi cucire qui laterale per formare questo quadrato. Non facciamo altro che andare a inserire questo dentro la borsa. ho sistemato i feltro all'interno della borsa e ha dato anche la forma alla borsa, non tanto rigida né morbida. Adesso dobbiamo andare a cucire con aghi e filo, puntando così, prendendo questo filo qui e prendendo anche il feltro. Quindi dovevo andare a fissare il feltro alla borsa. Continuiamo a cucire fino alla fine del giro. Ho terminato di cucire il feltro dentro la borsa. Andiamo a montare i manici, questi manici qui hanno i ponticelli che noi andremo ad inserire qui all'interno e poi montare i manici. Prima di tutto svitiamo qui . Posizioniamo per trovare il punto preciso. Facciamo il buco per poter passare questo. Allora, ho fatto già il buco, ho provato di passare questo ponticelli, così si può vedere da dietro. Andiamo ad inserire il manico qui così e facciamo passare così. Giriamo qua, prendiamo l'alletta e andiamo a bloccare con i viti. Eccolo qui. La stessa cosa andremo a fare qui e la stessa cosa andremo a fare con l'altro manico. Ecco, la nostra borsa è pronta. Il fondo, il laterale si può inserire così all'interno. O anche indossare in questo modo, lasciandolo fuori. Ho messo qui i due bottoni magnetici per la chiusura. La borsa è foderata, potete foderarla a vostro piacimento. Spero che il tutorial vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e condividete i video. Grazie per aver guardato i video e grazie per il vostro supporto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!